parla di... È riuscito il studio attualmente a valorizzare le sue risorse? Sta trovando la strada per farlo. Ogni iniziativa umana, qualunque essa sia, deve nascere dalla scoperta del valore di quello che vuoi fare, stai per fare. E il Sud aveva perso, o quasi perso, lo avevano aiutato molto in questo, a perdere la coscienza del proprio valore. Ora, grazie anche alle nuove tecnologie, cioè le nuove generazioni, stanno recuperando, ma con una velocità pazzesca, che è quella dei mezzi tecnologici a loro disposizione, la consapevolezza di quello che valgono. Perché? Perché in un mondo globalizzato tutto tende ad uniformarsi e la nostra specie è incapace di vivere senza punti di riferimento e deve avere almeno uno. Quello che hai più vicino a te è quello che sei, è la tua terra, è il tuo paese, è la tua storia. Questo porta alla riscoperta di questo e al contrattare del fenomeno della globalizzazione, il fenomeno local, da cui local. Bene, buonasera. I giovani stanno riscoprendo questo e hanno capito che questa è anche merce. Le differenze, le diversità sono merce di scambio non solo culturale ma anche economica, e da questo sta rinascendo il Sud, non solo il nostro. Qual è il suo rapporto con la Puglia e se conosceva Picelli e già il libro nel Borgo Antico? Perché vogliamo esagerare, il mio rapporto con la Puglia sono le lacrime. Perché ogni volta che torno in Puglia, eppure vivo in un posto che più bello non potrebbe essere, ma io che ci faccio lontano da qua? Questo è un po' anche un senso di colpa recuperato, perché io, nato a Gerecolle, sono tarantino in pratica, ma io non sapevo che Taranto fosse bellissima, perché non avevo mai visto posti brutti. E quando ho cominciato, anche grazie a una persona, a girare il mondo, dice guarda c'è una spiaggia, una fama vera questa. Ma tu non hai visto, è così per tutto il resto, quindi la bellezza è un fenomeno che emerge per confronti, e più faccio confronti più dico se divento saggio pianto tutto e torno in me.